Yugi a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qua insieme a Ray Hunter Italia per parlare di collezionismo e ovviamente della sua guida che pubblicizzerà più tardi. Trovate ovviamente il link del suo eBay qua sotto in descrizione. Ovviamente però prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Carlo Game Corner, il mio sponsor, che trovate qua sotto in descrizione. In più, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e di qualsiasi altro gioco, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto, mandatemi le foto e contattatemi, e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, iniziamo. Allora, come va in primis? Ciao Cappello, grazie di avermi invitato in questo tuo bellissimo podcast. Spero di essere un valore aggiunto per il tuo canale. Sì, sono già un canale morente, quindi va bene. È già un plus. Quando si parla di collezionismo, insomma, fa sempre piacere, è sempre bello anche condividere con qualcuno che ne sappia. E devo dire che ho qualcuno davanti di un personaggio interessante con cui discutere, ecco, di Yugi e di collezionismo, quindi molto molto volentieri. Dopo te tirerò fuori qualcosina che c'ho e mi direi te se ne vale la pena come carta. Allora, partiamo subito. La guida come nasce? Cioè, come ti sei svegliato un giorno e hai detto: cazzo, voglio fare una guida di Yugi per quanto riguarda il collezionismo? L'idea della guida nasce durante il Romix 2021, se non sbaglio, e quando mi viene davanti Federic, o meglio vado io da Federic e mi prendo in mano la sua guida, no? Adesso Federic ovviamente tratta Pokémon a altissimi livelli, quindi penso sia uno dei massimi esperti, no? E dico, io non conoscendo nulla di Pokémon, penso che, ecco, me la prendo, così almeno mi faccio un po' una cultura generale in questo modo qui. Prendo la guida, me la compro non da lui, presso il negozio che vende le sue guide, lì il Mondadori se non sbaglio, e ci rimango veramente male, perché l'ho considerata troppo basilare, no? Cioè veramente era l'ABC sia del collezionismo che quanto riguarda il mondo di Pokémon. Mio parere assolutamente personale, poi so che ha fatto un successo enorme. E allora lì mi sono detto, ma senti un attimo, perché Federic, che è, sa tante cose di Pokémon, ha fatto una guida, non posso farlo anch'io? E lì poi è nata un po' così la voglia di mettersi in gioco. Avevo tanto tempo a disposizione, ti dico la verità, perché era un periodo lavorativo della mia vita molto tranquillo, cosa che non lo è più adesso perché sono cambiate un po' di cose, e quindi mi sono messo, dedicato 2-3 ore al giorno, ti dico la verità, per 3-4 mesi buoni, solo a scrivere. Io mi sono messo giù, ho sfondato il MacBook, la tastiera del MacBook, tant'è che adesso non scrive più. No, sono veramente sincero, tant'è che poi sono venute fuori 35.000 parole, quindi poi sai, correggi, fai. E lì ho buttato giù tutto quello che sapevo io di Yugi, solo dal punto di vista testuale. E poi mi sono dovuto scontrare con quello che è stata l'impaginazione, cioè trovare un programma, un software adatto, trovare qualcuno di capace nell'impaginazione, scaricare tutte le foto e comunque farsele dare da qualcuno, perché comunque sono comunque dietro dei diritti d'immagine, no? Alla sì, fine, sì, perché carte come le prize card, per esempio, sono pochissime foto che girano in rete, quindi poi ho menzionato anche queste persone, queste gentilissime persone che mi hanno anche sostenuto, soprattutto perché sono persone internazionali. Quando hanno saputo di questo mio progetto mi hanno sostenuto e fai certo, usa pure le mie foto, mi fa molto piacere se le troverò poi su qualche guida. E così siamo partiti da gennaio 21 e siamo arrivati poi ad agosto sempre dello stesso anno, che finalmente ha visto la luce. Sono voluti circa 3 mesi di impaginazione, un lavoraccio e poi la stampa è stata la cosa più semplice, perché una volta che porti il file e paghi, devo dire che mi è costato anche tanto, ma alla fine se tu ce l'hai in mano puoi confermare che la qualità di stampa è ottima. No, su quello sono d'accordissimo. Ho fatto una scelta che ovviamente mi è costato di più, quindi se possiamo definirlo guadagno è tanto, perché alla fine guarda, veramente sono pochi euro che io ci faccio per ogni guida di guadagno, proprio perché ho voluto dare un qualcosa a chi poi la compra di qualitativamente sostanzioso, insomma, ecco, oltre che spero che il contenuto valga, sia valsa la spesa, insomma. No, niente, la guida nasce come una sfida personale, un po' così, che mi ha inorgoglito, perché alla fine si tratta di tanta tanta pazienza. Alla fine sono conoscenze che per l'80% 70% hanno la maggior parte dei collezionisti, però ecco, la voglia di vederla dalle parole alla carta, ecco, lì è solo una questione di pazienza, di volontà e via, nient'altro. Quindi ecco, mi fa molto piacere, mi inorgoglisce molto, ti ripeto, di vedere poi realizzato un piccolo sogno, ecco. Ti dico, per quanto riguarda quella di Federic, secondo me era strutturata come una guida per i bambini che provano ad approcciarsi al collezionismo, perché
comunque ovvio, se dovevi fare una guida per gente che ne sa, probabilmente ti bruci tanto target, perché o non conoscono quelle carte o non capirebbero il concetto. Diciamo che lui ha una fanbase grande che va dai bambini agli adulti, mettiamola così, vabbè, a gente comunque che ha 20-25 anni. Per quanto riguarda invece la guida, ti dico, io non sono avvezzo a spendere soldi inutilmente, però era un qualcosa che in Italia mancava, perché, esempio, stupido, tutte le robe sulle lore, così, che vabbè, ovviamente qua non ci sono, però le trovi o solo in inglese o solo in lingua originale. Qui, cioè, sei riuscito a mettere tutto quello che riguarda il collezionismo, ma più che il collezionismo generale, come il grading o altre cose del genere. Cioè, hai preso in esame alcune carte che nel pratico molta gente non conosce. Una delle tante prize card che sono all'interno, ecco, magari sì, si è sentito nominare. Tipo queste qui, io ecco, non le avevo mai viste e sono bellissime, sono una cosa incredibile. Sono meravigliose. Che poi ho scoperto, grazie a tanti amici collezionisti che si sono aggiunti poi nel tempo, che quelle carte sono le uniche prize card distribuite successivamente al torneo, perché erano prize card basate sulle sembianze dei vincitori e giustamente Konami non poteva conoscere i vincitori, no? Quindi è stato fatto il torneo in Giappone, sono stati decretati i vincitori, poi sono stati invitati in un altro evento a ricevere appunto queste prize card, tant'è che poi se guardi hanno esattamente le sembianze, i lineamenti, diciamo così, le caricature, se vogliamo, dei vincitori. Queste piccole curiosità che si trovano poi all'interno, si dovevano trovare poi all'interno della guida, però sapete, è sempre un'evoluzione poi, no? Il collezionismo come la conoscenza di queste tante chicche. No, ma sono cose che secondo me poi nella Konami col tempo si sono andate a perdere. Nel senso, sì, hanno fatto delle price card, ci sono robe belle, robe più brutte, però anche una roba così caricaturale alla Pokémon, perché Pokémon su ste cose non è che ci punta, ma ci prova, avendoci tanti disegnatori, puoi usare in mille modi. Per quanto riguarda adesso la guida, quello su cui non sono d'accordo, perché c'era un punto in particolare, dove dici... Va bene. Allora, il collezionismo esplode nel 2017 con Duel Links. Lì non sono d'accordo, perché, nel senso, ok Duel Links, ok Pokémon Go, però è stato, almeno per Yugi, è stata dalla pandemia in poi che c'è stato un hype crescente e la sparizione di tante carte sul market. Io in quel periodo dovevo comprare, cioè mi ero appena laureato, ma avevano fatto dei soldi, quindi ho detto, come buttiamo 250 euro? L'idea era di comprarsi l'ultima price card a prezzo umano rimasta, ovvero uno dei Dark Lord. Era tempo 3 giorni che chiedo le foto, spariti, poi ricomparsi a 1 migliaio di euro l'uno. Cioè in quel momento si è proprio visto il prezzo delle carte salire vertiginosamente. Prima sì, può essere che si era riaccesa la passione per il collezionismo, ma fino a un certo punto. Cioè, poi, ovviamente, dopo l'arrivo anche di Master Duel, ha fatto avvicinare un sacco di giocatori più che collezionisti. Però, cioè, prima vedevo solo il gioco come giocato, più che collezionato. Sì, grazie della critica e del puntino, e veramente, perché poi si cresce anche, no? Quando ti contestano quello che dici, e vuol dire che è anche una cosa che è stata letta, vuol dire che è stata letta approfonditamente, e questo mi fa piacere. E con Duel Links non c'è stata l'esplosione ovviamente che c'è stata con la pandemia, sono assolutamente d'accordo. Però Duel Links, se tu ci hai giocato e ti ricordi, con il formato lì di 3 carte, no, poi alla fine che era, è cominciato proprio con le vecchie espansioni, no? Perché alla fine, essendo anche la prima piattaforma mobile, no, ufficiale, che si poteva trovare sul cellulare, secondo me ha mirato tanto a riavvicinare i vecchi giocatori, no? Perché poi alla fine le espansioni, essendo vecchie, poi chi ha giocato nei primi anni era sicuramente anche più così, era più a suo agio, si sentiva a casa con quelle carte lì, esattamente, no? E io sono stato uno di quelli che ha cominciato a collezionare seriamente proprio nel 2017. Al di là della collezione, che poi sembra tanta, ma è stata fatta tecnicamente in poco tempo, se ci pensi, sono 6 anni questi qui, e io ho cominciato proprio da Duel Links, nel senso che mi sono ritrovato questa piattaforma carina, sì, era tutto un altro modo di giocare, però rivedere quelle carte del
dell'era Duel Monsters, dell'era GX, devo dire che ha riacceso un po' in me, ecco, quella curiosità di andarmi a riprendere nel cassetto le vecchie carte da collezione che avevo, e da lì poi, insomma, c'è tutta una storia dietro che mi ha portato poi ad avere la collezione che ho adesso. Quindi sono perfettamente d'accordo con te che non è stato sicuramente il boom a Duel Links, però è stato sicuramente una miccia che ha contribuito poi ad avvicinare i veri collezionisti. Però attenzione, perché magari se durante la pandemia abbiamo avuto molti più speculatori rispetto a collezionisti, in quegli anni lì, 2017, anche 2018, devo dire che anche nel 2018 io ho il vizio di tenermi tutte le vecchie chat, no? Per quanto riguarda gli Yugi, e ti dico che i prezzi di vendita e di compravendita, insomma, che a me ottenevo io, erano molto 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 accessibili. Quindi fino al 2019 2020, poi con la pandemia, che sono poi saliti gradualmente fino a esplodere con la pandemia, erano ancora riservati ai veri interessati, ai veri collezionisti. Adesso su subito.it per esempio non trovi più annunci di carte di Yu-Gi-Oh! Io nel 2017 potevo comprare qualsiasi tipo di lotto a 200 euro, ma carte che adesso sarebbero 5-6 mila euro, capito? Ma perché? Perché non c'era l'interesse speculativo che c'era dietro. Chi si comprava questi lotti era perché aveva solo piacere a collezionare le carte, via dicendo. Quindi d'accordo con te, mi dispiace se nella guida si capisce che il boom c'è stato con Duel Links, però giustamente, come sai anche tu, non è stato così, insomma. No, non è che hai detto che c'era il boom con Duel Links, però che iniziava a crescere. Più che altro guardando il market, che praticamente è la piattaforma principale per la compravendita di carte, cioè si nota proprio il momento dell'aumento dei prezzi, perché succede tutto nell'arco di un mese, e quindi con la pandemia lo vedi proprio. Poi ovvio, diciamo, collezionando a livello amatoriale ci fai meno caso su queste cose, ovvio. Se tu stavi in un circuito dove sei pieno di collezionisti intorno, ti rendevi anche meglio conto. Certo, pandemia ha rovinato, secondo me ha rovinato tantissimo, che a parte il livello di prezzi, che erano prezzi triplicati, quadruplicati, ma che tenevano il mercato, nel senso che usciva una Dark Magician Goal in prima rogue messa bene, uno chiedeva 2000, la gente glieli dava. Un po' per paura di non trovarne più in giro, un po' per illusione che i prezzi sarebbero aumentati ulteriormente. Quindi è un prezzo di mercato che ha retto fino a 6 mesi fa, un anno fa, dove se tu segui stanno calando ulteriormente. Tengono botta i prezzi delle pandemie, ecco, magari qualche PSA 10 che rimane lì, magari invenduta, rimane lì qualche... le prize card ovviamente hanno un mercato a parte, però se andiamo a vedere attualmente stanno ancora scendendo, quindi secondo me ancora a fine anno bisognerà vedere se si assestano in base all'interesse generale delle persone, dei collezionisti, se sparirà sta schiera di speculatori che ci ha ammorbato per gli scorsi 2-3 anni. Vediamo un attimo. Allora, visto che hai citato proprio la questione del grading, secondo te in Yugi c'ha senso gradare le carte o no? Cioè, in Pokémon, a parte che considerano grad l'ente ufficiale di gradazione Pokémon. Sì, no, chi? Diciamo in Pokémon vedo anche sui gruppi Pokémon Station, se è gradato con grad va bene, come fosse gradato con PSA. No, ovviamente, perché ci sono molta più gente che grada, e quindi ovvio i veri collezionisti di Pokémon vogliono PSA o BGS. Però c'è tutto un sottogruppo che gradano con grad e va bene, ma... Allora, dobbiamo scindere il discorso grading. Se va bene gradare, va bene gradare con... Ognuno nella vita fa quello che vuole, e questo sono il primo che lo dice. Io oggi mi è arrivata una carta falsa, se ti interessa, e chissà perché l'ho comprata. Questo sono altri discorsi. Gradare con grad dipende. Se tu vuoi gradare con grad, grada con grad. No, però aspetta, non venirmi... no, proprio a livello più generico. Per Pokémon, se tu gradi, ne aumenti il valore. Per Yugi, se tu gradi una carta, ne può aumentare anche il valore, però a livello di mercato sembra che ha proprio meno mercato a livello di vendita, cioè è più difficile da vendere la carta, almeno da come ho visto io. Poi te me saprei dire meglio. È ovvio che se andiamo a gradare una carta e prende 5 non riscuote molto successo nel momento in cui la andiamo a vendere. Ovvio che se andiamo a gradare una carta e mi prendo un 10, un 9, al di là di qualsiasi sia la casa di grading che mi ha fatto il servizio, suscita sicuramente più interesse quella carta. Quindi
gradare va bene innanzitutto perché alla fine metti sul mercato una carta certificata da un ente che può essere paragonato a tante altre carte dello stesso ente, no? Io ho un drago bianco LDD gradato 8 da grad, ecco, posso avere dei riferimenti da grad di altri draghi bianchi gradati sempre da loro, quindi magari può anche aiutarmi a trovare un prezzo di vendita per quella carta, o magari ad avvicinarmi un po' di più al prezzo reale di vendita. Se 2 mesi fa è stato venduto un grad 9 a 1000, quindi il mio, ecco, qualcosa di meno. Gradare, gente che grada con grad, sì, perché alla fine è la comodità, no, di avere un ente in Italia che grada le carte, che te le restituisce in breve tempo, che ha un costo comunque accessibile a tutti, a differenza magari di PSA, tra le loro tasse, la spedizione internazionale, che se la vuoi mandare in un giorno ti costa 150 euro magari e non 10 in Italia. Però ovvio che se io grado una carta da PSA, quella carta avrà un obiettivo diverso all'interno della mia collezione rispetto a una carta gradata da grad. Magari io ho intenzione di venderla nel breve periodo, mi affido a grad, soprattutto se voglio venderla in Italia, perché se tu vai a vedere, questo è un dato di fatto, vai a vedere nei gruppi esteri, quando porti una carta gradata da società così, diciamo, poco conosciute o comunque che non rientrano nei canoni dei collezionisti che fanno parte di quel gruppo, ecco, non c'è addirittura un surplus per il fatto che sia gradata, ma anzi potrebbe essere anche denigrata, proprio perché non è un ente che si è fatto una storia alle spalle quanto gli altri, insomma. Sì. Quindi alla fine io posso gradare una carta per tenermela o per vendere. Che se vado a rivenderla sarà in base al pubblico a cui mi voglio rivolgere, la società a cui io mi devo appoggiare. Qui entriamo nel campo del rivenditore, insomma. Comunque adesso ti faccio vedere il mio drago bianco Key Blue gradato da grad, perché è incredibile. Era talmente bello che ho deciso di prendere un martello, spaccarla e tirare fuori il drago. Qualche volta ha preso? Aveva preso un 8, mi sembra, 8-7. E questa forse è stata la scelta migliore che abbia mai fatto in vita mia, spaccare quel grad. Come mai? Come lo infilo nell'album. Se ne frega, non è un PSA. Questa 20 euro e la rigrado. Allora, io vorrei consigliare questo a tutti i collezionisti che ti stanno ascoltando, ci stanno ascoltando. Se la vostra intenzione è quella di tenervi per sempre una carta, perché comunque il livello affettivo ci sta sempre, affidatevi comunque a PSA o Beckett, perché comunque, anche se richiederà del tempo, 2, 3, 4 mesi, 6 mesi, comunque quella carta rimarrà sempre nelle vostre mani. E devo dire che avere un case di una società che grada carte autoritaria fa sempre più piacere rispetto magari a una meno, più convenzionale, diciamo. E poi anche per il futuro, nel senso che io oggi ho intenzione di tenermi questa carta, però in futuro magari, ecco, dovrò comprarmi la macchina, dovrò pagare le rate dell'affitto della casa, eccetera, andrò a vendere una carta che sicuramente mi posso rivolgere a un pubblico globale, però anche magari, proprio perché è globale, avrò anche la possibilità di monetizzarci un po' di più. Ecco, questo è il mio consiglio che mi riservo di dare. E poi anche PSA ha sbagliato in passato, ha gradato carte false, tutte le case commettono degli errori. Io ho un case di BGS che il label è sbagliato, per esempio. Ma cosa vuoi? Chi fa sbaglia alla fine, no? Chi non fa non sbaglia mai. Su tanti ordini ci sta che comunque uno lo canni. Sì. Però ecco, dipende sempre alla fine il riassunto, dipende sempre uno cosa ne vuole fare. E in base a quello, ecco, deve valutare tutte le scelte disponibili. Che, cioè, fine. Secondo me, se gradi da grad, cioè nel pratico ci sta se dici, oh, mi piace sta carta, per me mare, me la voglio gradare. 20 euro ce li butto, la grado, la tengo qua. Però se già inizi a gradare una carta che è perfetta, che non c'ha un punto bianco, che già di suo raw costa 150 euro, te fai due domande da chi mandarla. Sì, ma perché devo spendere 20 euro per mettere in un case di plastica questa carta quando posso spenderne 5 e metterlo in un one touch, per esempio, no? Magnetic. È la stessa cosa. No, anzi, per me è più bella, perché non ho qualcuno che mi dice che c'ho la carta, che mi interessa, la carta la conosco io, quindi insomma preferisco un vantaggio, che poi anche sono tutti uguali, e me la metto a disposizione. Vedi, ci sono tante soluzioni per lo stesso scopo, poi no, magari vai anche a risparmiare un po' di soldi alla fine, mio parere personale.
Mentre per quanto riguarda la casa di gradazione di Car Market... La casa di gradazione di Car Market non è altro che una casa di gradazione tedesca che è entrata in collaborazione con Car Market, e anziché, prendo per esempio Grad, se avesse fatto la stessa cosa, anziché avere il logo Grad avrebbe il logo Car Market. Devo dire che adesso non lo so, perché non comprando carte gradate da Car Market, non lo so, però all'inizio è stato contestato veramente tanto, perché dava voti molto discordanti rispetto alle condizioni effettive della carta. Quindi io ad oggi non è una casa che mi prendo la responsabilità di raccomandare, ecco, insomma. Ma più che altro è che, allora, Car Market è un ente europeo, quindi nel momento in cui c'è una casa di gradazione affiliata, cioè nel pratico è una conferma, diciamo, a livello europeo, cioè nel momento in cui sai che è gradata da Car Market, teoricamente dovrebbe darti fiducia. Poi nel pratico può essere lavorano da cani. Car Market è una società privata che ha dato come servizio appunto quella della piattaforma di Car Market, ma alla fine non è una cosa europea, è una piattaforma disponibile a livello europeo, è una piattaforma che ci mette la faccia nel momento in cui stampa sui propri case il proprio logo, ma alla fine è una società che mira a fare degli utili. E nel momento in cui nascono in tutto il mondo diverse società di grading, ecco che è solo un'altra che si mette nel mercato, tutto lì. Poi anch'io posso fondare una casa di grading, ma il risultato, ovvero il fatto che stia facendo un buon lavoro, me lo dà solamente la voce dei collezionisti che si affidano per la prima volta al mio servizio e mi danno in cambio un feedback positivo. Se Car Market apre una casa di grading, facciamo finta che abbia aperto una casa di grading e offre un servizio che purtroppo non viene apprezzato, evidentemente, ecco, stanno sbagliando qualcosa. No, io il grading non ce l'ho tanto come... Non lo considero tanto il grading, perché alla fine voler attribuire il voto a una carta è una garanzia più che altro per chi la compra, non per chi la vende. Sì. Chi la vende ci può solo giocare su quel numero, capito? Per quello che io, se tu hai intenzione di vendere una carta che prenderà come voto un 5, un 6, un 7, non stare a spendere dei soldi. Sono soldi che guadagnerai di più vendendo la carta raw. Se vuoi specularci sopra, devi puntare a un 9, un 10. Diversamente non ha senso. Secondo me, penso l'unica carta, considerando i vari giochi di carte, che conviene gradare, se ce l'hai, è o un Black Lotus, che dici, anche mi prende un 5, almeno così non mi si rovina, oppure un Rayquaza Gold Star, che pur sta una cosa come 700 euro, se non di più. Cioè, sono carte che comunque, anche in pessime condizioni, hanno un loro valore e... è più per non rischiare di rovinarle ancora. Sì, no? sì, assolutamente. Se partiamo da valore da 500 euro, ecco che spendi il 5%, 10% per gradarla, ci sta, no? Qual è il problema? Nessuno. Però se prendi una carta che sta a 30 euro, ne spendi 10 per gradarla, pure se ti prende 10, non la potrai a vendere mai a 300, capito cosa ti voglio dire? No, ma dipende anche dal tipo di carta, cioè deve essere qualcosa ma di certo, che ma piace. Certo, ma a me dispiace che vedo tanti case per carte che secondo me non valeva la pena gradare, un po' per il valore della carta, un po' perché poi prendono voti bassi. Cioè, poi andiamo a rosicare su quei 3 euro, 4 di spedizione rispetto a un'altra, e buttiamo via 20-30 euro per dei grading che sono completamente inutili, secondo me. E poi per il discorso conservativo della carta, tanto vale sempre il discorso di prima, la metti in un one touch e sei a posto. E secondo me sono anche prodotti belli, secondo me, no, questi one touch. Ultra Pro a livello dei prodotti ci si fa. Sono da quando è uscito Yugi, almeno che c'era, mi ricordo, se ti ricordi, aspetta, c'è qualcosa. Se ti ricordi questi deck box con dentro le bustine nere. Sì, sono quelle bustine nere che si aprivano, si spaccavano continuamente. Vabbè, altri tempi. Bei tempi. Mentre per quanto riguarda proprio le bustine, cioè, tu quando collezioni, le usi le Perfect o no? Le Perfect le usavo, ti dico la verità.
Perché comunque se stai attento, a differenza di come dicono tante persone, non rovini le carte, però devi stare molto attento, devi saperci fare. Però è una cosa inutile, secondo me, la perfect, perché nel momento in cui hai una buona sleeve e non hai intenzione di trattare da cani il tuo album, secondo me non trova nessun beneficio la perfect. Anzi, io sostengo, come ho già detto nella guida, che il modo migliore, se devi conservare una carta raw, la metti in una bella bustina larga, top loader e basta. Cioè, per me non serve niente di più, perché alla fine, una volta che l'hai in un top loader, poi, soprattutto carte che poi devi portare in giro per scambiare, per vendere, eccetera, la posizione migliore non si rovinerà mai. La perfect per me non ha senso. Io ho tirato fuori carte che avevo in perfect da 3-4 anni, sono esattamente come quando le ho messe dentro, quindi non posso garantire io che non rovinano le carte. Certo, se non stai attento l'angolo lo rovini, però insomma non lo so, bisogna impegnarsi. Io vedo molte carte che comunque vengono di Yugi, che vengono stampate da cani, che hanno l'angolo che sembra staccato e poi riattaccato, e quello lì appena becchi male un minimo con la perfect rischi di giocartelo. A quel punto, cioè, io vado di Ultimate Guard, di Yugi e di Pokémon sopra, così la polvere non entra e sto a posto. Cioè, spendo una caterva di soldi, sleeves, però nel senso, almeno così non rischio di rovinare niente. Sì, sì, io sono più per la doppia sleeve senza perfect, ovviamente, rispetto a perfect e sleeve. Poi, tralasciando che la qualità di stampa delle carte adesso fa proprio pena, perché ogni tanto, sì, ecco, quando magari prendo una carta da collezione e me la mettono insieme a carte di nuova stampa, ti rendi veramente conto di quanto sia scesa la qualità. E quindi, minore qualità della carta, più probabilità hai che si rovini, sicuramente. Quindi, per me, doppia sleeve senza perfect. Perfect inutile, miglior modo di conservare carte che devi maneggiare spesso anche da collezione, una bella sleeve sottile e larga e top loader, che sei a posto. Comunque a me sembra che le carte americane sono quelle stampate meglio, perché ho aperto un box giapponese della prossima espansione e ho sbustato la collector con un angolo aperto. Va bene, una volta che sbusto la carta da 50 euro, anche rovinata. Mentre quando compro roba americana, tipo sul market, so già che mi arriverà perfetta. Gli angoli sono tagliati precisi e nel pratico non c'hanno difetti. Cioè, ovviamente un NM americano è veramente NM. Un NM italiano potrebbe non essere. L'NM americano-italiano li abbiamo su una questione percettiva, no? Perché noi siamo un po' più... siamo molto più larghi rispetto agli americani, ma anche la stessa nostra scala di grading se lo impone, no? Perché 5-6 parametri a differenza dei loro 8-9, ecco che sicuramente sei di più manica larga. Ma poi gli americani stampano carte migliori da sempre. Se tu vai a vederti le prime edizioni così, di Magician Force, eccetera, e le paragoni magari con le europee, le italiane della LTT, vedi proprio una differenza sostanziale nella carta già nel 2003, quindi figurati adesso. Chissà perché fa piacere, perché comunque quando in collezione di carte americane fa piacere avere carte di buona qualità, mi dispiace veramente tanto che adesso facciano schifo. È ovviamente un inseguimento all'abbattimento dei costi di produzione, per quanto possa costare produrre 9 figurine in una busta di plastica, però cosa vuoi, questo è il business e purtroppo se vuoi quelle puoi comprare, ecco. Però è veramente peccato. Ma guarda, io vedo le Ultimate da OTS di adesso e le carte da CP, cioè le Ultimate le vedi. Cioè, se le metti contro luce, la luce passa in mezzo e non dovrebbe succedere una roba del genere. Cioè, quelle si rovinano solo a guardarle. C'ho amici che le giocano, tipo playset dei Nibiru Ultimate. Lì, appena fai un movimento sbagliato, rischi di danneggiare e perdere centinaia di euro. Poi, sì. Purtroppo è così e non ci puoi fare niente. Nel senso che una volta che riesci a trovare una perfetta, qui diventa fondamentale, è la conservazione della carta, no? Sì. Alla fine. Quindi andiamo sempre lì. Ho collezionisti di OTS che sono diventati matte a trovarne veramente dei Near Mint fatti bene. Poi c'erano quelle carte col bordo d'oro, se ti ricordi, sì, che sono state un macello, tutte storte, bucate, ma veramente con dei fori. L'oro che spariva laterale. Sì, sì. Perché? Perché si punta tanto alla qualità, alla quantità e non alla qualità, ovviamente, no? E non c'è magari nella catena di azione un controllo qualità finale, e quindi metti in commercio tutta questa porcheria, che poi magari valgono 1000 euro perché qualcuno le compra come misprint sui gruppi americani. No, ci sono delle vere e proprie misprint, che cioè, c'è l'oro che finisce in mezzo alla carta ed è figo anche, ma
vedere le carte gold che sbusti e poi intorno sono già leggermente danneggiate come se l'avessi strusciate per terra, mi sembra un po' eccessivo. Sì, ma anche l'oro in mezzo alla carta, no? Se fosse l'unica in circolazione con quel problema, no? Dici, bello, figo, ma invece se vai a vedere sono tantissime. Allora lì ti rendi conto che non è tanto un sprint, è la qualità standard di stampa che purtroppo ha avuto quell'espansione. Però, guarda, sinceramente non sono cose che vado a vedere perché esulano dal mio concetto di collezionismo e da quello che colleziono io, quindi alla fine ci faccio un sorriso dietro e per me finisce lì. Tipo io ho visto su un gruppo Facebook ultimamente uno Dino Ulti che c'aveva la stampa Ultimate anche in mezzo, cioè era stato stampato due volte ed è stato venduto a 2K, però nel senso è una carta iconica, era una carta in prima edizione, NM Ultimate ci sta anche un valore. Ci sta, certo, che poi ovviamente il misprint, come ho detto nella guida, dipende anche dalla carta, oltre che dal misprint in generale. Ti faccio un esempio, io avevo un ritorno totale foil shift, il mio era tedesco unlimited, e l'ho venduto a 300 se non sbaglio. C'è stato un errore identico di una inglese in prima, è stata venduta a 2000 per esempio, no? Quindi per dirti il divario, no? Perché la carta era inglese, era in prima edizione, quindi e il misprint era identico, te lo assicuro, forse variava di un paio di millimetri, un po' più in su addirittura al suo rispetto al mio, però nonostante questo, ecco, la basicità della carta fa una buona fetta del valore. Parlando un attimo delle stampe americane, molto spesso sui gruppi americani si vedono queste incredibili foglie uncut, non tagliati, oppure stranamente compaiono carte prima del normale in circolazione. Secondo te è perché lì c'è qualcuno che se frega il prodotto durante la catena di montaggio? Palese. Ovvio. Queste cose succedono solo in America, è incredibile. In Europa non c'è. Ma guarda, se avessero delle catene di produzione in Italia... Dici, facciamo sparire anche lì qualche uncut. Allora, ti racconto questa. Agosto 2019, mi scrive un belga. Fa, ciao, saresti interessato a questi prodotti? Chiedo 1000 euro l'uno. Cos'erano? Erano dei foil uncut, ok? Uno era... queste, guarda che fortuna che c'ho, erano le carte foil degli structure deck di Yugi, tutte quante inglesi. L'altro foglio era fronte retro del Drago Tricorno Secret da LDD in italiano, senza nome se non sbaglio. Io che avevo un po' timore per 1000 euro, ok, che è... Io, guarda, non guadagno tanto, quindi ti dico che 1000 euro sono veramente tanti. Ma gli ho detto di no. Porca troia. Adesso qua, a quanto puoi vendere una roba del genere? Una roba del genere la vendi tranquillamente a 15.000, secondo me. Porca troia. Sicuramente a 15.000. Vabbè, sono cose che non ti puoi immaginare. E ti dico, guarda, aveva e poi aveva anche qualcos'altro. Poi adesso io ho intenzione di fare un video sul mio canale dove porto tutti gli errori fatti in passato, sia dal punto di vista che non ho comprato e ho venduto. Quindi ci sarà anche questa cosa, ecco, che adesso mi vado a riprendere la chat, che per fortuna ho ancora, e lì poi ci sarà da mangiarsi veramente, veramente. Quindi sì, sono fogli di stampa che magari sono stati scartati perché in uno, per esempio, c'erano tutti i nomi foil shift, no? I titoli foil shift, quindi chi ha stampato se n'è accorto e ha tolto il foglio dalla produzione. Poi, no? Ma me lo porta a casa, tanto. Poi non è stato distrutto, qualcuno se l'è portato a casa ed ecco che è entrato in circolazione, perché alla fine sono tutti fogli sottratti illegalmente poi, no? dalla produzione, perché nessuno può portare a casa una roba del genere, altrimenti uno si potrebbe stampare tutti Urea Ultimate e si porta a casa il foglio direttamente. Sono tutti dipendenti che magari, ecco, hanno avuto la raccomandazione da parte del conoscente: ah, tu lavori dentro, fai le carte di Yu-Gi-Oh, ok, portami a casa un foglio, e se lo sono portati a casa, ecco. Quindi è frutto sicuramente di un gesto illegale, per quanto bello possa essere, però comunque. Avevo sentito che qualcuno di questi fogli uncut venisse dato anche come premio, può essere, o mi sbaglio? Vabbè. Secondo me no. Secondo me non penso proprio. Cioè, sarebbe... Che premio sarebbe? Sarebbe fuori dai campi con Anna come premio. Sì, è sempre... Adesso hanno dato stanno dando le junk card, no? Quelle carte giganti. Non
Secondo me non assolutamente no, assolutamente no. Lo escluderei, poi insomma sai che avere notizie del genere non è facile, però lo escludo sinceramente. Allora, per quanto riguarda la gradazione delle carte, non la gradazione, il grading, esempio, una pressione o una grinza, come le valuti? Perché c'è molti pareri discordanti. Io nella guida ho detto una cosa che per me varrà per sempre. Ci sono dei difetti delle carte, o meglio, ci sono carte con certi difetti che non per forza devi attribuire un grading. Nel senso, io ho una carta con due punti di pressione, no? Perché devo star lì a decidere se è good, light played, excellent? Io nel momento in cui, innanzitutto nel momento in cui mi preoccupo di darle un grading, è perché devo darla a qualcuno, no? Devo metterla in vendita e devo descrivere la carta, ma non per forza sono obbligato a dire che è good, excellent, light played. Io semplicemente dico: ragazzi, metto in vendita questa carta con due punti di pressione che sono questi qui, punto. Poi chi se ne frega se per uno è poor, se per uno è comunque near mint, capito? Il compratore sa che la carta quei difetti, se è interessato la comprerà a quel prezzo o farà una controproposta, eccetera. Non per forza devo ogni volta, vabbè, una grinza è un altro discorso. Per me una grinza ovviamente ti classifica nella scala bassa, perché una grinza si produce solamente quando la carta si piega in qualche modo. Anche non si può, non si... per problemi all'umidità più che alla piega. Cioè, quelle grinze che non si vedono, devi vederle contro luce, vedi che la carta si è un po' ristretta. La grinza, per come intendo io la grinza, ovvero quella montagnetta che si forma sul dorso della carta, per me è sempre dovuta a una piega della carta. L'umidità sì, può magari imbarcare la carta, però io sinceramente non penso. Poi magari possiamo fare degli esperimenti, possiamo prendere 50 carte che non valgono niente, piegarle, provare a ripiegarle, poi riprodurre un attimo questi difetti. Ma io tutte le grinze che ho visto fino adesso sono sempre dovute a proprio un'azione meccanica, insomma. Per me una carta che con una grinza, sì, ovviamente se è di un millimetro la grinza è diverso che se è tutta la carta, questo è palese. Però ecco, magari una grinza di un millimetro me la fa light played, una grinza tutta la carta me la fa pur, insomma. Poi se qualcuno è disposto a dire no, per me la carta è good, te la compro come good, ben venga, per chi la vende poi ovviamente, no? Però non per forza dobbiamo sempre attribuire sulla base dei difetti una scala, un termine di grading. No, ovvio che c'è chi tollera più l'angolo bianco rispetto al pressure, c'è chi tollera di più il pressure rispetto alla grinza. Alla fine il grading è soggettivo, come ho detto. Insomma. Sì, sì. No, sempre soggettivo. Per quanto riguarda ecco, la pressione... Scusami, ti interrompo perché è importante. Se vogliamo ricollegarci al discorso di prima, non lasciamo a noi la responsabilità di attribuire un grading, ma facciamolo con una casa di grade. Grad, PSA, Beckett, scegli tu per te che voto dare a questa carta. Una volta che l'hanno data loro, ragazzi, io ho una BGS, una PSA 7, 8, 5, se vi interessa è qui. Sì, sì. No, per quanto riguarda le pressioni sono completamente d'accordo, nel senso, una carta che non c'ha un punto bianco, c'ha una pressione che può essere dovuta alla stampa, cioè mi urterebbe anche considerarla come una good. Cioè, nel caso metto NM, poi nel caso in descrizione ci metto foto e scrivo che c'ha le pressioni. Sono perfettamente d'accordo. Poi dimostrare che è un difetto è dovuto a un processo di stampa è difficile comunque, a meno che non sia un difetto comune come le carte lì gold uscivano veramente bucate tra di loro, e allora lì è un difetto comune, dici vabbè, escono quasi tutte così, escono tante carte così, ne faccio una ragione. Un pressure, poi io ho sbustato carte con l'angolo bianco, per esempio, troppo hanno l'angolo bianco. Booster fresh, lo dico da sempre, non vuol dire, non è sinonimo di mint o near mint, ma a me è uscita una carta che ho dovuto vendere come excellent, poi ovviamente sì. capita. Ma per quanto riguarda il mint su Car Market A Romix mi hanno detto che il mint, se la carta non è gradata, io gli ho risposto: ah sì, e allora la carta che è stata classificata mint com'era prima di essere classificata? Alla fine il mint esiste e è bello quando viene riconosciuto anche da una casa di grading, ovviamente. E se su Car Market mi viene listata una carta mint, mi aspetto una carta perfetta. Per me, se viene listata una carta mint con un pressure e viene comprata da una persona che gli va bene
quel genere di mint, siamo sempre a quel punto, capito? Dipende te, per te cos'è il mint? Per me è una carta che non ha presso, non ha graffi superficiali, non ha nessun punto di white, ha una superficie dietro perfetta, può anche essere non centrata, lo posso accettare. Non perfettamente centrato, lo posso accettare, però se per te è mint, hai comprato una carta mint, se per te è good, hai comprato una carta good, e quindi ben venga il bollino blu lì del mint su Card Market, sono d'accordo, però va usato con responsabilità. Cioè, io sono della stessa idea del tipo del Romix, nel senso, nel momento in cui è gradata, è certificato e la condizione non cambia. Molto spesso sul market, quando tu compri NM, è praticamente mint. Un vero NM, se io compro una carta NM, che la gioco anche nel competitivo, molto probabilmente è veramente mint. Poi, ovvio, per quanto riguarda la roba da collezione, anche l'NM o l'EX potrebbe non essere veritiero. Il mint, men che meno, perché molto spesso tu chiedi le foto e non è mai così. È molto soggettiva, quindi è per questo che si punta a dire che il mint è solo gradato, perché tu chi sei per poter decretare che la carta sia mint? Cioè, se loro sono 30 anni che gradano, ci avranno più... Allora, premesso, è più facile dire che una carta è near mint se è stata appena stampata e non è in circolazione da 20 anni come sono quelle da collezione, ok? Quindi quando tu compri una carta uscita recentemente classificata come near mint, al 99,9% ti arriva veramente una carta near mint. Se io compro una carta di 20 anni fa dal market near mint, mi aspetto un excellent quando mi arriva. Partendo da questo presupposto, un parere mio personale. Il fatto che tu gradi una carta e ottenga il grado come mint presuppone che prima la carta era mint, quindi una carta raw mint esiste. Ovvio che nel momento in cui viene certificato, quello è il voto, quello rimarrà per sempre, a meno che non vai a rompere la carta, però per me il mint esiste. Bello è nel momento in cui viene riconosciuto da un ente certificatore, ecco, insomma. Però io rimango dell'idea che il mint raw esista, ovviamente deve essere un giudizio concreto, un giudizio veritiero, non deve essere un giudizio di interesse, perché vado a vendere una carta quasi perfetta, ma la faccio per perfetta. Ovvio che se mi chiedi preferisci comprare una PSA 10 o una RAW allo stesso prezzo, prenderò sempre la PSA 10, chiaramente. Però quando la valuti un RAW che è effettivamente mint rispetto all'NM, come fai? Beh, ovvio che non lo valuto un 10-20% in più, lo valuto molto di più, perché alla fine per quanto riguarda le carte da collezione è molto più rara la carta che si avvicina alla perfezione rispetto alle carte excellent e good a livello di quantità, no? Quindi non deve essere mint 100, near mint 90, excellent 70, ma dovrà essere, prendo dei valori ovviamente a caso, mint 300, near mint 100, excellent 70 e via dicendo. Non deve essere per forza sempre direttamente proporzionale la scala di grading al valore della carta, perché ovviamente quante carte mint di Aqua Neos ci sono in giro? Pochissime. Quante carte excellent? Sicuramente molte di più. E quindi ecco anche che il fatto che puoi trovarne tante excellent deve diminuire il prezzo rispetto a una carta near mint o mint. Okay. Su questo sono d'accordo, sempre nell'ottica tu non sai gli NM come sono, per quanto ne sai ce ne potrebbero essere di perfetti. Premesso che non bisogna comprare carte da collezione al chiuso, nel senso che nel momento in cui decido di sborsare 200, 300, 400 euro per una carta da collezione, ho delle foto e dei video tali che rispecchiano le condizioni della carta. Non è impossibile farle, basta fare un qualcosa in controluce con una luce fioca, ok, come in questo modo, ovviamente fatto in maniera decente, però ti assicuro che con le fotocamere che ci sono adesso dei cellulari riesce a fare un lavoro di qualità, voglio dire, no? Sì, sì, adesso io, se vuoi, possiamo fare il gioco che io ti mando delle foto e un video prendendo una carta con dei difetti e poi mi dici tu nel momento in cui ti arriva se sono esattamente i difetti che hai visto nel video, e la risposta sarà sì, insomma. Poi sta a te scegliere, ok, pago tanto di più questo che sono sicuro essere NM, o vado a chiedere ai tutti che è veramente mint, o vado a chiedere a tutti quelli che ce l'hanno NM per vedere se ce n'è uno veramente mint. E lì chi mette in vendita si assume anche
poi il dovere di rispondere a queste persone. Io ti dico di più, sul market, se non rispondi a qualcuno che ti chiede foto di carte o ti risponde o ti chiede informazioni sulla carta che stai vendendo, si può aprire un ticket e ti possono anche prendere dei provvedimenti, perché chi vende è obbligato poi a dare una risposta al venditore. Ovviamente nessuno apre un ticket perché non gli ha risposto a un messaggio, sia chiaro, tranne a me, che mi è successo una volta che mi sono dimenticato di rispondere. Questo era un perfettino, però alla fine mi ha comprato la carta, va bene così, insomma. A me può essere capitato di non rispondere qualche volta, però sì, però ovviamente è sempre una dimenticanza, sì, poi sì. No, però vedi, tu vendi la carta, ti assumi l'onere di rispondere a un eventuale compratore. Io per esempio su Facebook non vendo quasi più niente alla fine, a parte il fatto che ho pochissima roba da cedere, però trovi, perché non ho più voglia di stare lì a rispondere, a mandare foto eccetera, per poi sentirmi trattare sul prezzo, che alla fine è sempre una lotta, poi no? Ma no. Quindi ho deciso di tenere solo il market aperto, e devo dire che mi va benissimo, perché nel momento in cui hai sempre feedback positivi che rispecchiano le condizioni della carta, poi alla fine si dice che è excellent, effettivamente rientra in quel canone di excellent della maggior parte della gente, non hai mai problemi, basta. No, ma pure io Facebook l'ho totalmente abbandonato, perché non è possibile, dove litiga sempre. Per dirti, c'era un mazzo infernobile che praticamente da market, prezzi minimi, veniva 120 euro. Messo su Facebook, tutti mi hanno insultato, tutti. Hanno detto, no, come si fa a venderlo a sto prezzo? Io l'ho venduto a 40 euro. Sì, se tu l'hai venduto a 40 euro, adesso sta a 120, solo perché c'erano mazzi più forti allo stesso prezzo. Alla fine quello l'ho spezzato, caricato sul market, e ci ho fatto anche più soldi del previsto, quindi è un po' purtroppo, sì, purtroppo dare voce a tutti spesso non è positivo. Poi magari, ecco, ti risponde chi non sa apprezzare la carta, ti risponde l'affarista che vuole magari averla a metà del prezzo. Allora io, piuttosto che combattere con questi soggetti, che fortuna non sono la maggior parte, devo dire la verità, però ecco, preferisco listarle, stanno lì, tanto che le vendano mi cambia niente, perché comunque non mi influenza economicamente più di tanto. Quindi poi quando ci sarà qualcuno veramente intenzionato a comprarle, se le prende, se le porta via, sì. No, ma io vedo, cioè, a me è capitato di scrivere non scambio, vendo solo, la gente mi scrive, ma ti serve qualcosa? Sì, ho scritto che vendo. Purtroppo questo rientra sempre negli oneri di vendere carte su queste piattaforme, capito? Allora, io quante foto ho mandato a persone che poi non hanno mai preso niente. No, ma vabbè, quello pure a parte del gioco. Allora, ecco, una domanda importante. Perché MFC, LOD o LON, adesso non ricordo, e la terza era PGD, non sono mai arrivati in Italia? Cioè, ok l'Upper Deck, ma perché, cioè, sono espansioni comunque? Io ho avuto una mezza risposta dal responsabile gioco organizzato di Yu-Gi-Oh! Di quegli anni, quindi posso vantarmi di aver avuto questo colloquio. È una chiamata durata 20-25 minuti nel 2020, che magari poi porterò in un... non porterò la chiamata perché sarebbe un'intercettazione, porterò il contenuto di questa chiamata. E ha saputo rispondermi non a tutte le domande che gli ho fatto, ma qualcuna sì. E una di queste era appunto queste qui: perché alcuni set sono in America e non in Italia? E il motivo, che è anche uno dei più ovvi che mi ha dato, è stato appunto quello che è stato un discorso di tempo e traduzione. Nel senso che ci voleva del tempo affinché le carte uscivano in America, venivano stampate in America, dovevano passare poi sotto un team di persone per quanto riguardava la traduzione e l'adattamento, poi anche, no, perché poi sì, puoi tradurre parola per parola, ma poi ci vuole anche un adattamento al contesto, sì, sì, della carta, tipo foglio illustrativo Toon, no? Una carta famosissima. Che cazzo è? Scusa la parolaccia. Cos'è foglio illustrativo Toon? Se vai a vedere in inglese è una cosa diversa, se non sbaglio. Così come tante tante altre carte. Quindi il fatto che da noi non siano mai arrivati queste espansioni ci doveva al fatto che ci voleva del tempo per tradurre. Per esempio anche la TP2, 3 e 4, no? Lo stesso discorso. La TP1 è arrivata lì, l'abbiamo tradotta da noi. Loro poi quasi subito dopo hanno avuto la TP2. Da noi
noi non è mai arrivata, purtroppo, e questo poi ha, per forza di cose ha comportato anche la definizione di prezzi che abbiamo adesso. Questo è stato il motivo principale. Poi da noi, in effetti, nel 2007 è arrivata Dark Crisis e Invasion of Chaos in italiano, quindi figurati, dopo addirittura 3 anni, capito? Ah, quindi se lo stesso motivo vale per DR04, che da noi non è mai arrivato? Ma lì non penso, perché quando è uscito DR04 eravamo al pari anche con i giapponesi, con le uscite, per esempio. Penso sia stata più una scelta di merchandising poi alla fine. No, è perché è un set incredibile. DR4 è un set per me meraviglioso, stupendo, che non ha sempre avuto attenzione e interesse, tutto l'interesse che c'è adesso, prima non c'era. Io mi ricordo nel 2017-18 avevo 6-7 Ultra e 5-6 Super che tutti insieme forse facevano 90-100 euro, attenzione. Quindi sì, e ti dico di più, uno dei miei primi scambi è stato con Daniele, ciao Daniele, che gli ho dato il DD a Silent Secret, sul market veniva valutato 70 euro nel 2017. Sì, adesso sei a... 300 euro minimo. Oh. Quanto? Io ricordavo 300. Forse sì. Ma per dirti, perché sì, costava tanto perché era secret, no? Non ce n'erano secret in giro, quindi costava tanto solo per quello. Poi si è scoperta DR04, uscita solo in America, il box conteneva 2 pacchetti e non 24, ok? Quindi questo genere di conoscenza ha portato poi a valutare DR04 come giustamente deve essere valutata. Tanto. No, assolutamente. Tanto. Secondo me l'unica cosa che pecca un po' nell'arte della bustina, che non è incredibile, però anche una cosa... È unico nel suo genere, però, sì. Se guardi. Alla fine riprende anche gli artwork di R01, 2, 3. No, rispetto ai primi tre, cioè a livello di carte c'è proprio un plus. Anche, no, la sentinella, il satellite cannone Secret è una carta incredibile. E ce l'ho pure qua. No, non ce l'hai completo il set. No, purtroppo no. Vorrei spoilerare questa cosa, no. Però ecco, mi fa piacere che ho avuto l'occasione di un asta eBay con l'ultima puntata a 351 euro che mi ha permesso di portare a casa appunto almeno il trio delle vesti sacre. Da DR04, ecco, almeno queste. No, ma 350 euro per tutte e tre è un ottimo prezzo. Tutte e tre. Ah, Near Mint, se posso permettermi di classificarle. Ah, okay. Sì, no, veramente, guarda, sono stupende. Sono ultra rare, scusa se non si vede poco dalla luce. Poi, vedi, no, il collezionismo cos'è? Se tu prendi un mago nero, scusa, un Mago del Caos, no? Da DR3, se non sbaglio, e prendi un Mago del Caos da IOC in prima, e ti chiedo quale dei due è più raro? Quello da DR3, perché il rapporto di pool delle Ultra non era 1 a 12 come in Invasion of Chaos, era più alto, c'erano molte più Ultra. Di conseguenza un mago del caos è molto più raro da DR3 rispetto da IOC, anche se ovviamente viene valutato di più da IOC perché è in prima, la collezione, eccetera. E la mia domanda adesso, un Uria da DR04 rispetto a quello da Soi Ultra? Ovviamente da Soi Ultra sì, però mi domando anche quello Ultimate, sinceramente. Allora, quello Ultimate perché è Ultimate? Diciamo, è difficile da trovare perfetto. Sicuramente, ma però... è difficile da trovare anche perché chi ce l'ha se lo tiene, sì. Sinceramente. Io purtroppo l'ho scambiato, il mio è Amen. Cioè un Berravia. Ho scambiato anche il mio inglese, ti dico di più, porca vacca. Io in prima NM. Questo andrà nel video dei Rammarico, sì. Di Rare Hunter Italia. Oh, parliamo dei falsi. Sì, secondo vai. Te, attualmente, ci si specula più con i falsi di Yugi o no? Perché secondo specula me... De... No, nel senso, dal 2006-2007 capitava di trovare bustine false in giro o roba del genere. Attualmente no, cioè in Pokémon ancora esistono, tentano di farle sempre più belle per spacciartele come vere. In Yugi, secondo me, è una cosa da altri tempi che ormai non esiste più. Ma tu cerca su Wish Yu-Gi-Oh, troverai solo carte false, per esempio. A parte Wish, che... Ah, sì. Solo lì trovi box falsi.
Sì, no, in Italia è stata estirpata, per fortuna, questa tendenza. Non troverai mai più in un'edicola box falsi, bustine false. Io purtroppo ho ricevuto una suonata nel 2018. Sono andato a prendermi a 90 km di distanza due box PMT Unlimited italiani. Li ho aperti, erano false, purtroppo. Ma mi è stato veramente difficile riconoscerle, perché all'epoca, sai, poi non hai la possibilità di maneggiare box hold tutti i giorni, quindi ecco, uno che non ce l'ha mai sotto mano non si rende tanto bene conto. E a differenza dei box GX, che sono più facilmente riconoscibili, ecco, quelli old school sono un po' più complessi. E no, comunque siamo tranquilli, per fortuna non ci sono più, anche perché insomma poi si rischia veramente il penale poi per i venditori che vendono questi prodotti. Così, per capire, di quanto è stata la scammata? No, guarda, avevo fatto l'affarone perché con 120 euro, se non erro, mi sembra, però siamo sempre nel 2000, fine 2017, inizio 2018. Era ancora quindi, così maggio, sì, io ho comprato, anzi ho venduto, e questo è uno dei miei rammarici più grandi, non tanto per il valore nel video, sì, ma poi ho tutte le chat, le foto, le cose, le trattative, capito? Quindi è come se mi non mi fare dire parolacce. Ma puoi incazzarti quando ti pare, tanto non è un canale. Ho capito, però mi fa male qui, capito, fare queste cose. Vabbè, in 120 euro c'erano due box falsi da PMT Unlimited italiani e c'era il blister LDD in prima, capito? Che poi quel blister l'ho venduto per la modica cifra nel giro di 3-4 mesi, e poi ti dico anche perché l'ho venduto per 40 euro spedito, forse. Lascia stare, era vero. Sì, no, quello era completamente originale. Anzi, ti dico di più, meno male non ho venduto i due box PMT, ci avrei fatto una figura stratosferica. Ho deciso di aprirli in un impeto di gioia, e poi lascia stare la delusione. Per fortuna ho speso solo 100. Anzi, aspetta, forse ne ho una. Dici come ricordo. Sì. Arrivo, Sì. Erano quelle classiche bustine false con il taglio orizzontale anziché... anziché verticale, no? Con il taglio, queste hanno tutto il taglio verticale perché sono originali. Quelle erano proprio le classicissime false con il taglio in orizzontale. E, mi sembra che non erano sicuri. Eccola qua. Non lo sapevo io di averla. Due ne ho addirittura, come ricordo. Perdoni i metallici, spero si veda bene. Però okay. Vedo, cioè, nel pratico, a parte il taglio, sembra veramente vera. Sì. È la classica bustina, è un colore più sbiadito, ti dico, un colore più sbiadito, però la stampa è la stessa. Konami per l'Europa, edizione in italiano. Sono bustine più larghe, del solito. Sì. Guarda quanto margine hanno. Quindi non sono fittate perfettamente, però le stampe sono identiche. E via. Cioè, chi ha falsificato quei box l'aveva fatto veramente bene. Ha fatto un buon lavoro. Erano tutti cinesi che poi bussavano. Anzi, dai, sai che facciamo? Ne apriamo una in diretta. Incredibile. Erano cinesi che bussavano proprio di persona alle edicole. Gli dicevano: guarda, se vuoi ti do un box di Yu-Gi-Oh! Poi all'epoca ovviamente le edicole le vendevano, quindi sapevano quanto le pagavano. Gli dicevano: dammi 10 euro, ti do questo box. Le edicole le compravano anche un po' ingenuamente, anche se poi alla fine una persona intelligente avrebbe capito che c'era qualcosa. Guarda, non si aprono perché fanno talmente schifo, no? E poi le compravano e vendevano sempre a 5 euro sta porcheria. E tu, ragazzino, che ti facevi dare 5 euro sudati dei tuoi genitori, andavi in edicola e ti compravi le carte false. Guarda, si aprono proprio a schifo, perché è una plastica schifosa, è una plastica tutta... Anzi, non ho neanche dei guanti, purtroppo, vabbè. Perché sarei preso l'ebola, come minimo. Mamma mia. Andiamo a vedere queste carte false. Ah, sono anche in italiano, non me le ricordavo. È bozzolo. Oh, che belle. Però è un falso bello, non è un falso tamarro. È un falso, sì. Sono ovviamente più scure. Sì. Ovviamente il colore fa schifo, come vedi è tutto sbiadito. Il bollino è argento, perché essendo Unlimited almeno rispecchia quello. Andiamo a vedere il bozzo dell'evoluzione. Questo è gigante di pietra. Sì. No, scusami, orco di pietra. Se sbusti jeans è finita. Orco di pietra. Clown. Questo è il clown del sogno. Andiamo avanti. Pesce del sette colori,
un 1.800, attenzione, era forte sta carta. Questa fammi vedere, ha il golem distruttore, guarda, guarda quanto sono lucide, quanto sono plasticose in effetti. Oh, questa al contrario. Che abbiamo qua? Oh, attenzione, una miss... Oh, poi no, solo questa al contrario. Trasforma acque, purtroppo censurata, i cinesi non ci hanno lasciato la versione non censurata. Questo è l'uccello di fuoco, corona delle ali blu. Purtroppo non sono tradotti in italiano come le altre. Poi abbiamo qua zombie coso. Ma la foil? Ah, guarda qua, drago teschio nero. Non è da tutti sta la foil, eh? Non è sta, è ultra raro. Vabbè, mi spiace. Mi spiace più che altro per tutti quelli che hanno dato dei soldi per, sì, guarda, per delle carte false. Ti racconto questa. Stavo insegnando a dei ragazzini al tennis, che faccio anche il maestro, e praticamente così esce il discorso che io praticamente ho un e-commerce online dove vendo carte. E c'era sto ragazzino che praticamente collezionava Pokémon. E il padre dice, io ho trovato un modo per spendere meno, dai cinesi le vendono a 2 euro. Ho detto, guarda, ma sono false. Ho detto, come lo sai, c'hai l'edicola? No, nel senso, so 20 anni che gioco e colleziono giochi di carte, so che quelle sono false. Vabbè, ma è contento, ha detto che ha finito la collezione. Io poi, questo quando crescerà, non si troverà niente. Cioè, invece di comprare 3 pacchetti falsi, compragliene uno vero. È vero, verissimo, verissimo. È proprio, vedi, cioè, quando non ti interessa poi, no? Non trasmetti neanche un insegnamento. A parte il fatto che finanzi... malavita, perché alla fine stai dando dei soldi e tralasciando anche la salute, perché attenzione ragazzi, non scherziamo tanto, poi vanno dei bambini questi prodotti, cioè poi andiamo tanto a vedere cosa c'è nella lista degli ingredienti di quello che portiamo a casa, e poi compriamo le carte cinesi stampate in chissà dove, senza sapere con cosa sono fatte, cioè, capito? Comunque falsi per fortuna, ecco, in Italia, a meno che non te le vai a comprare su Wish, però su Wish trovi delle bellissime Orica, delle price card giapponesi, e ti dico che ci ho fatto un pensierino, perché comunque sai quelle, le carte del National Tournament giapponese, quelle uscite in metallo, no, col BLS giallo, no, quelle carte lì, comunque sarebbe bello avere delle Orica, quindi adesso vediamo se finanziare la malavita cinese o meno. Ma guarda, non credo sia, allora le Orica è un'altra cosa secondo me rispetto ai falsi. Sì, sono comunque delle Orica, però sono prodotte sempre più o meno con la stessa qualità di stampa. Però sì, se sono Orica ovviamente, però alla fine è sempre quella la, sì, filiera, capito? Fatte bene o male, anche Upper Deck le faceva bene, queste qui della Ude che smersava false, però... Ma quella è quella dell'Upper Deck? Sono sempre queste della Upper Deck. Spoiler, prossimo video, tutte le carte false prodotte dalla Upper Deck. Sto pensando di comprare anche il prodotto originale, però mi costa 300 euro, non è che so tanta voglia, sinceramente. Ma ci hanno così in mercato? Allora, questa è un... ti dico, io la carta che ovviamente ho pagato di più è stato il uomo alato dalla fiamma, sbustato nel senso aperto dalla confezione falso originale, l'ho pagato 60 euro in asta, cioè ho combattuto con un altro americano per aggiudicarmelo a 60 dollari. Questo è good, sei sui 30, ma guarda, non è un prezzo di mercato, era io che avevo fretta di acquistarne uno, ho preso prima sul market che ho trovato e l'ho pagato, ecco, quindi lascia stare queste cifre, avevo fretta di raccoglierle tutte e 7 per fare il video, quindi ho pagato quello che c'era da pagare. Comunque, ovviamente le altre costano meno. A vederlo sembra vero, adesso purtroppo un po' per la luce, perché sono in una stanza, un po' perché la qualità del cellulare non è ottimale. Ti sembra una classica Ultimate americana, ovviamente non europea, però se tu la prendi in mano, ma anche solo dalla luce e dalla flessibilità, è molto più plasticosa, in effetti ti rendi conto che... Ah, è tipo una Obelisque? No, l'Obelisque più stagna, più spessa, questa è più plasticosa, non so come... Guarda, sembra quasi... è molto più vicina a questa, okay, come qualità, ti dico proprio la verità. Però qui, ti dico la verità... hanno fatto un lavoro sull'effetto Ultimate spettacolare, cioè
è esattamente lo stesso, secondo me. Secondo me è esattamente lo stesso identico delle Ultimate normali. Al di là che poi cambia per la texture, ok? Cambia magari nel disegno dell'effetto Ultimate, però l'effetto di per sé è per me lo stesso. Poi ecco, magari andiamo a vedere meglio nel prossimo video con la fotocamera anteriore del cellulare, vediamo anche più dettagli, insomma. Guarda, secondo me queste qui si sono ritagliate una fetta dei collezionisti, perché comunque è state pubblicizzate dalla Upper Deck, che all'epoca distribuiva in Occidente praticamente. Quindi... No, negativo. Queste vengono da... Avevi ragione, era l'Upper Deck che gliele passava. Esatto, era Upper Deck che passava a Vinted, che era, non è il Vinted sì. che conosciamo adesso, o Vintage, non mi ricordo se era Vinted o Vintage. Toy Vinted, tipo. Toy Vinted, sì, adesso poi nel video spiegherò bene, siamo in argomenti che non avevo ripensato, dico la verità. Upper Deck passava a questo Vintage queste carte, che loro le commercializzavano per conto di Upper Deck, e poi fino a quando un cristiano non le ha comprate, ha segnalato il tutto a Konami, ed è finita la storia tra Upper Deck e Konami. Certo. Ma questo poi lo tratteremo in un altro modo. E tra virgolette tutta la storiella c'è dentro la guida, ecco. No, infatti, secondo me è la roba più interessante della guida quella, perché non ho mai molto... saputo il perché si fossero separati, soprattutto perché Upper Deck stava facendo un ottimo lavoro, c'era anche a degli eventi, tipo aveva fatto fare delle promo particolari coi capri, non so se l'hai mai viste. Sì, sì. Che erano cose carine che attualmente non ci stanno più nel gioco. È vero, però insieme a queste cose carine Upper Deck ha fatto tante tante porcate comunque, perché ci sono testimoni che hanno visto smerciare Cyberstain da Shonen Jumps così all'interno dei loro eventi, nelle fiere, nelle lotterie, quindi ecco che Cyberstain da Shonen Jumps ce ne sono 150 e più al di là di quelli dichiarati ufficialmente, ha venduto sotto banco anche le carte del sigillo di Oricalco, no? Sì, o comunque sì. Le ha prodotte senza autorizzazione della Konami e poi in qualche modo se le ha fatte scappare, quindi in qualche modo qualcuno è entrato in possesso, quindi tante idee, però tanta anche tanto, come si può dire, cose fatte da sé che ovviamente poi sono entrate in contrasto con le direttive di Konami, sì. E quindi poi ecco, poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato appunto il prodotto Duel King 2, che come ve ne parlerò in avanti ha definitivamente separato i due. È stato un peccato perché potevano fare veramente tanti soldi con Konami. Ma guarda, il peccato è stato che avevano una società affermatissima in America, tuttora affermata, perché tuttora esiste, che conosceva benissimo il trend, il target di prodotti di carte da collezione in America, e Konami non doveva far altro che passargli le carte, loro le traducevano e secondo i canali di vendita più idonei per quel paese le vendevano, quindi alla fine era un rapporto reciproco di interessi e ovviamente multimilionari. Konami aveva solo da guadagnarci perché tutto il lavoro gliela faceva Upper Deck aveva tutto da guadagnarci perché non doveva inventarsi niente di niente, prendeva le carte da Konami e le vendeva. Quindi capito, e invece poi Upper Deck ha sbagliato, perché poi sai che i giapponesi sono sì, molto fiscali, sono molto, ci sono passato, sono fiscali e bisogna fare come dicono loro, e però se tu guadagni miliardi di euro semplicemente dicendo di sì al giapponese è fallo, no? Vabbè, anche questo è storia. Allora per quanto riguarda gli eventi dei mondiali, spesso ci sono i side event dove c'è la possibilità di vincere la replica della carta del mondiale. Sì. Quindi praticamente c'è la copia dello Stardust Divinity e delle altre. Sì. Quello che mi chiedo è come mai proprio lo Stardust Divinity e il Twin King Founders d'Empire costano così tanto? Cioè, sono carte replica, giusto? Sì, perché esistono le repliche di tutto. Solamente queste due costano veramente tanto. Non so se ne sono state stampate poche. Allora, può essere sia un discorso quantitativo, ma come diceva Strictly Sealed, può essere un discorso anche qualitativo. Nel senso che se c'è un artwork figo, indubbiamente sarà molto molto più apprezzata rispetto a un altro artwork, perché purtroppo il collezionismo è anche tanta soggettività, no? Cioè io posso arrivare a spendere anche il doppio rispetto a te per una carta che mi piace, capito? Quindi entra in gioco un fattore soggettivo, e poi il fatto che comunque una carta replica, voglio dire, non è una carta da tutti
tutti i giorni. Chi l'ha se la tiene, quindi diminuisce il valore, il quantitativo di carta, di quella carta in circolazione, ed ecco fatto. Ci sono dei momenti e delle carte per cui si sviluppano degli eventi o un interesse tale che magari trovi meno quantitativo e più interesse rispetto ad altri. Più che altro perché vedo che ci sono molte repliche che stanno sui 500-600 euro e poi queste due che stanno una cosa come lo Stardust Divinity, tipo una roba come 10.000 euro, e l'Empire mi sembra 4-5.000. Adesso forse mi sbaglio, ma si parla sopra il migliaio. Posso anche ipotizzare che il primo che l'abbia messo in vendita abbia sparato cifre folli, l'abbia andati. Effettivamente venduto e abbia stabilito uno storico. Posso azzardare anche questa ipotesi, bazzicando un pochino in questi ragionamenti. Posso ipotizzare che, essendo una carta magari uscita più recentemente, accolga un pubblico più ampio, okay, rispetto magari a quelle passate, e quindi trova una schiera di persone interessate maggiori rispetto a prima, e quindi il prezzo si è alzato per questo. Bisognerebbe chiedere a chi vende quella carta perché fa quella cifra, e bisognerebbe sapere soprattutto da chi la compra perché è disposto a spendere. Sì, semplicemente. Allora, penultima domanda. Allora, le carte Bandai hanno mercato? Sì. E sempre di più. Aspetta, perché... però, ci sono tante carte Bandai, bisogna andare a... Quali intendi tu? Quelle gialle? Sì. Queste carte Bandai? Ora. No, hai sbagliato pagina. No. Ah, lol. Queste. Sì, sì. A me piacciono un sacco e vorrei collezionarle. Il problema è che sto già tentando di finire i primi set in seconda. Ed è un parto. Bandai, ti do un consiglio per queste carte. Vai su eBay e cerca il set completo. Risparmierai un sacco di soldi rispetto a farle una per una. Più che altro perché... Anche perché se queste le fai una per una non finirai mai, ti dico la verità. Perché ci sono... Ho visto che non si... cioè, set completi NM non si trovano. Difficilissimo. Difficilissimo perché, ragazzi, sono carte del 99. E non sono carte del 2003. Cioè, sono carte 4 anni più vecchie delle carte più vecchie che abbiamo noi. Cioè, capito? Sì. Lì è veramente difficile trovare il Near Mint in queste carte. Ma sono carte talmente uniche ed esclusive. Esclusive nel senso vero della parola, perché poi non ci sono altre carte al di fuori di quelle, che per me conviene comunque comprarle ed averle rispetto a non averle al Mint. Quindi io il consiglio che do a tanti, che ma veramente tanti me lo chiedono per queste carte, nel momento in cui trovate la serie completa e avete la disponibilità di 250 euro, comprateli, anche se all'interno c'è qualche carta good, alla fine non sarà mai una tragedia, voglio dire. Poi se trovate il set Near Mint dovete valorizzarlo non il doppio rispetto a quello da 250, ma ancora di più. Sì. Anzi, se potete prenderlo a meno, ben venga. Un set Near Mint della Bandai del 99, merita di essere valorizzato, ecco. Quindi poi sta alla disponibilità di ciascuno di noi stabilire un possibile prezzo. Ma quello tuo com'è, NM? No, assolutamente no. È misto. Io l'ho comprato nel 2019, a dicembre 2019, ci ho dato circa 80 euro, 200 euro. Ci sono delle carte Excellent, ci sono alcune carte Near Mint, per l'amor di Dio, però insomma, se dovessi fare una media direi un poco meno dell'Excellent, ecco, essere proprio sincero. Però quando ti sfogli questa uscita, non avrai sempre una sensazione molto diversa da quelle della LDD, eccetera, perché sono carte che si rifanno tantissimo al manga, là, capito? Non c'è tutto quello stravolgimento che c'è nelle carte di adesso, e quindi sono proprio carte uniche e bellissime. Poi le condizioni fanno sempre piacere, fa sempre piacere avere delle carte messe benissimo, però guarda, le Bandai, nel momento in cui stesso prendi in mano la carta, le condizioni sono l'ultima cosa che guardi. Ma guarda, perché hanno degli artwork veramente, secondo me, tant'è che sono stati anche ripresi da Konami, se non sbaglio, per il Mago Nero. Hanno fatto il Mago Nero, il Drago Bianco e il Drago Nero. Cioè, sono citazioni. Beh, però sì, spero. Ma dai, cosa vuoi guardare di questa carta? Per le condizioni, cioè, sono stupende, meravigliose. Visto che me l'hai citati, anzi guarda, questo Mago Nero sono contento perché è veramente messo benino. Ti darei un... adesso non sto qui a farti vedere le condizioni, però per fortuna mi è arrivato bello. Ce l'avevo qua nell'album, non so dove sono spariti, ma vabbè. No, ma guarda, per me il Time Wizard
Vanguard è la carta più bella di quel set. Aspetta che te la prendo. Sì, infatti l'ho vista nel video. Aspetta che te la prendo perché qui sono in ordine un po' così strano. Time Wizard, se non sbaglio era anche foil, se non erro. Sì, super rara. Ecco, no, scusami, no. Ah, eccole. Il Mago Nero non ce l'ho ancora. Eccolo qua. Però il Drago Bianco è quello del... Yes, dell'anime. Confermo. No, del manga praticamente. Allora, il Drago Nero sì, il Drago Bianco mi sa che è più quello del manga, sai? No, è quello del manga, c'è proprio la scena. Sì. Comunque eccoti qui il tuo Stregone Quanto del Tempo, bello. Più bello del nostro, secondo me. Sì, assolutamente. Bello del nostro. Anche la struttura della carta è bella, perché quello fa tanto. Tipo per dire, per me Yugi c'ha una bella struttura, poi vedi One Piece che dici no. È terribile, basta. Poi guarda, questo non è un mostro, se hai fatto caso, proprio come non lo era all'inizio del manga. Ah, è una magia che fa invecchiare. Sì, esatto, è qualcosa che manda avanti il tempo, capito? È il bello dell'originalità del manga rispetto poi a quello che è stato poi l'anime, eccetera. Poi la cosa bella è che sono solo 3 set, quindi non è neanche impossibile da finire. No, ma poi i 3 set non vengono mai sviscerati e selezionati, diciamo, si considera un set quasi sempre completo. Poi, va bene, sono usciti in 3 periodi diversi, ma questo sono chicche da collezionista. Alla fine, tu vai a cercare Bandai Complete Set, troverai sempre dalla 1 alla 118. E poi ci sono le promo, okay, che sono la TA1, la TA2 e le J1, 2, 3, che purtroppo sono inarrivabili perché... Prima, magari ecco nel 2015, riuscivi a portartela a casa, magari anche con 1000 euro tutte e tre. Adesso purtroppo ma costano almeno 3k l'una ci vogliono. Porca troia. Sì, beh vabbè, è un set che non sarà mai completo, il mio lo riconosco. Vabbè, sono promo particolari che... No, ma poi quando fai una collezione devi anche seguire, devi dare anche un po' di valore ai soldi. Puoi scialacquare così una cifra del genere per una carta, capito? Io nella mia collezione fino adesso che ho dovuto sborsare tanto è stata la Morphing Jar, che ho dato 1600 euro, ma alla fine era una spesa che ne valeva la pena, perché comunque è una carta che sta mantenendo anche quel valore. E poi mi completava la TP2, ho dovuto farlo, insomma. Ma guarda, c'è un amico che aveva la Metamorfosi da CP1, sì, mi sembra. Sì. Perfetta, quella secondo me poteva prendere un 10. E praticamente era inglese poi, e si aggirava sui 1000 euro. Oh, finché non l'ha messa a 400... Nessuno era disposto a dargli un euro. Ma perché semplicemente si è scontrato con il valore di mercato della carta? Perché nessuno è disposto a pagarla quella cifra. Nel senso che fin quando la gente non è disposta a comprare o a vendere, non incontra mai questa cifra. Sì. Semplicemente. Quindi purtroppo trovi tante carte listate a 1000 e quando siete accontenti della vera cifra di mercato potresti venderla e intascare quei 400, 500, 600 e via dicendo. Allora, l'ultima domanda, che questa è tosta. Allora, tu sai che uscirà una Legendary Collection adesso? Sì, certo. E verranno reprintati a luglio pure i box? Sì. Quanto questo ucciderà il collezionismo di seconda dei set vecchi? Zero, assolutamente zero. Il problema è che risulterà difficile trovare le carte di seconda di vera stampa. No. Assolutamente no. Le ristampe che usciranno i mesi prossimi saranno distinguibilissime dalle, per secondo me saranno distinguibilissime dalle vere ristampe originali, prima di tutto per la qualità di stampa, sarà completamente differente, più scarsa sicuramente, perché non puoi rivoluzionare la catena di stampa di Konami solamente per l'uscita di quei set, quindi la carta sarà la carta impiegata sarà esattamente la stessa delle espansioni di adesso, la qualità di stampa identica e probabilmente avranno anche un logo, se non sbaglio, del 25esimo, quindi saranno riconoscibilissimi anche a occhio nudo. No, nell'ottica del il logo non c'è, ovvio che se ce lo mettono è un'altra carta. Guarda, un buon collezionista sta a riconoscerti le ristampe dalla Legendary Collection del 10 a quelle del 2003, che sono sempre con lo stesso codice, eccetera. Quindi non ci sarà nessun intaccamento al vero collezionismo. È un prodotto che mira a
ai nostalgici a poter sbustare carte vecchie, visto tutto l'interesse, anche secondo me è stata molto attenta anche ai collezionisti Konami, nel senso che li ha proprio osservati, hanno visto che c'era questo enorme acquisto di carte coreane, no? Per esempio dei set comunque ristampati nuovi, e ha visto che la gente si divertiva un sacco a comprare e sbustare questi box unlimited. Sta continuando a comprare box coreani per finire i set. Pochino. Ma sì, no, ma ti ripeto, chi sono io per dire che non fanno bene, che non fanno bene divertirsi, che non valgono FIFA, cioè quello valgono. Quindi secondo me Konami ha detto: ok, c'è questo interesse, facciamo così, li facciamo di nuovo, facciamo quelli di un tempo, dai quanti, ma ne venderanno un sacco, eh. Sono sicurissimo. Ma ne venderanno tantissimi. Poi ci sarà una speculazione dietro pazzesca, perché dopo due anni, tre, gente mi trae in vendita a 300 euro l'uno e via dicendo. Poi, però è un prodotto, insomma, ben venga, perché poi magari chissà, poi chi li compra quelli di adesso, poi magari sarà interessato a quelle della prima edizione, eccetera, e si metterà un circolo non più speculatori ma collezionisti, appunto, di queste carte. Ti dico, io ci ho pensato di prendermi sette dei box, ma non per aprirli, no. Non per aprirli, giusto per bellezza, da tenerli sullo scaffale, in memoria dei vecchi tempi. Permetterà a tutti di aprire un box LDD senza spendere, anzi senza spendere niente, perché non si trova, il LDD americano, senza spendere quei 17-18 euro che costa. Su questo sono d'accordo. Diciamo che io, per riuscire a trovare le carte che mi servono per la per sti set, è un parto, perché chiedi a uno e è quello della reprint, chiedi a un altro e non è NM. Quindi almeno per le common ho deciso di andare su LPP, compro tutte le common che c'hanno in seconda, che mi servono, e vado avanti così. Sì, dovrò spendere una roba come 400 euro, spero mi facciano uno sconto. LVP è difficile che faccia sconti, sinceramente, però ecco, tentarlo nuoce. Poi vedi anche le stelline, no? La texture delle stelle sarà diversa se continuano a mantenere la qualità di stampa di adesso, quindi ci sarà un ulteriore elemento identificativo delle carte del 25esimo contro quelle originali, delle ristampe originali, insomma. Però insomma, ecco, mi fa piacere che ci sia questo ritorno, anche se avrei apprezzato molto di più, sinceramente, prendere le decine, se non centinaia di carte uscite in Giappone e mai da noi, e stamparle per la prima volta da noi. Però ovviamente non trovano contesto queste carte, perché si parla dei mostri gialli con poche stelle, con bassi valori di attacco, quindi sarebbe semplicemente una nostalgia rivederle. Quindi Konami ha interesse a portare queste cose sul mercato occidentale. Ma guarda, peccato, l'aveva fatto per un periodo, che li metteva negli OTS, che ci infilava quel mostro fusione inutile, che poi arrivava a 30 euro perché era short print. Però ci stava come idea buttarlo lì dentro. Certo. Però, boh. Peccato, perché potevano benissimo far uscire un paio di espansioni in più nel 2003-2004 con dentro questa roba. Sì. Oppure ancora potevano, invece di ristampare nella tournament pack le stesse carte, potevano aggiungerci queste. Perché no? Che mi interessa avere un Tessalos raro, cioè tanto ne sono usciti 40.000 super e ultra da RDS, e mettimi qualche carta giapponese da noi mai uscita. Però anche lì non è tanto Konami, è stata Upperdeck a fare questa scelta, chissà perché. Comunque, vabbè, queste sono le carte, queste ci teniamo. Spoiler: mi sono comprato 300 carte giapponesi dal volume 1 al 7, perché ci sono delle carte talmente belle a livello di artwork e che si riferiscono al manga, che da noi non esistono. Quindi tanto vale averle almeno originali giapponesi che non averle. Poi punterò a fare i volumi completi dall'1 al 7. Ovviamente questo è solo un acquisto bulk, diciamo, di carte comuni, però insomma è già il 90% a livello quantitativo delle carte. Adesso si aggiungeranno le foil, che costano parecchio, si aggiungeranno le rare, che sono 10-15-20 euro l'una. Piano piano, ecco, dai, un nuovo progetto va avanti. In cambio ho dovuto accantonare quello di GX, anche se qualche cartina mi è arrivata oggi. Ho dovuto abbandonare GX.
tutta roba NM oppure... Ma guarda, per GX mi sono dato come standard l'Excellent almeno, questa devo dire che è un buon Excellent, però ti ripeto, questa è stata un'occasione, per il resto purtroppo quando hai un set con 25 carte ultimate dentro sì. Puoi scegliere tra mangiare a fine mese o completare il set. Io ti dico, c'è molta roba del set di Lob, Drago Bianco è X, me lo accollo, se non mi va di spendere 500 euro solo per averci la mia seconda. Sono d'accordo, alla fine che vuoi fare della tua collezione sei sempre libero di scegliere tu, insomma, poi quello che ti fa piacere, se ti dà piacere hai fatto la scelta giusta, altrimenti ecco, la prossima volta acquisti qualcosa di diverso, semplicemente. Se voglio aggiornarlo me lo ricomprerò più avanti. Ah, perché no? Io ancora oggi ti dico la verità, quando trovo che mi esce meglio magari Near Mint o Excellent rispetto a una carta magari che ho Good o Excellent, me la compro e l'altra la metto in vendita. Nel mio market le carte pur good, excellent che trovi non sono altro che carte che ho rimpiazzato con carte in migliori condizioni, semplicemente. Piano piano, quando c'è l'occasione, perché no, si fa un restauro della collezione. E va bene, abbiamo finito, ci abbiamo messo 1 ora e 48, quindi verrà lunghissimo il video, però... Secondo me se c'è qualcuno interessato se lo guarda tutto. Anche secondo me, ma sicuramente qualcuno se lo guarderà tutto. Mi fa molto piacere, ecco questo. Guarda, se mi mandi il link, qua sotto in descrizione trovate anche il link su eBay per poter acquistare la guida, ovviamente. E niente, detto questo ragazzi, noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!